Allora ragazzi, sono KBGoku, eccoci qua con questo nuovo video della modalità storia. Ci eravamo lasciati con Goku Junior che massacrano di botte Radish, Goku va nell'aldilà e eccoci quindi con Yanko pronti ad andare a sfidare i due terribili Saiyan, Vegeta e Nappa. E non so se vi ricordate che nel vecchio video avevo ecco qua, bellissima sera, vi avevo appunto detto che non per forza dovevate fare il torneo mondiale per prendere la sfera. Infatti eccola qui, l'abbiamo trovata lungo la nostra strada. Un'altra cosa che avevo detto era che appunto avevano tagliato dei pezzi accorciando il gioco inutilmente, a mio avviso ovviamente, perché poi uno può dirmi anche che per lui il gioco deve durare al massimo 5 ore, se no si annoia. Comunque a mio avviso il punto era che avevano tagliato dei pezzi e qui vediamo subito che ne hanno tagliati altri. Perché più che altro li hanno tagliati rispetto a quelli vecchi, cioè se non ci fossero mai stati, beh allora non è un problema. Però giocando a... Scusa per il ritardo, eccolo. Grande. Ok, va bene. I Cybermen hanno più o meno la forza di Radish. Vabbè, stavo dicendo, quindi hanno qui cosa hanno tagliato rispetto a quegli altri? L'allenamento dei guerrieri Z. Infatti ogni guerriero Z sfidava la propria copia in quelli vecchi, almeno mi ricordo. Io allora parlo sempre in riferimento al Budokai Tenkaichi 2, che è il mio preferito. Poi anche il 3, però il 2 è quello che secondo me è stato fatto meglio. Comunque, appunto, cosa manca? Che ogni giocatore sfida la sua copia, quindi c'è la sfida 5, Krilli contro tutti gli altri, Krilli contro Krilli, Tata Yank contro Yank, così via. Tra l'altro qui, infatti, mancano molto le battaglie in gruppo, cioè essendo tutto di fila. Cioè lo fa lui e si perde un po' questo continuo, diciamo, questa sfida a 5, ecco, per dire. Va bene, adesso mi sa che appunto immaginavo questa, eh sì, è giunta la fine, mi sa proprio di sì, eh. Ciao bello. Sì, in teoria abbiamo ancora 20.000 di vita, però se sì, addirittura esplode il mondo. Però mi sa che crepiamo in ogni caso, non lo so, però mi sa questa cosa qua. Infatti. E Yamcha è andato. Allora arriva Krilli, fa quella super mossa. E ora usa, Krilli usa l'attacco strapotente, l'esplosione solare. Quanto è forte questo attacco, ragazzi? Ah no, non ce lo fa in diretta. Non me lo ricordavo. Va bene, dai, allora massacriamo di botte sto scemo, tanto non dura molto. Io, ah no, forse ce l'ha come mossa finale. No, ma dovrebbe avere il Kengan come mossa finale, non lo so. Vediamo se me lo fa fare. Ah, devi farlo da distanza impatto, dai. Vinci, ti prego. Grande! Eccolo qua. Usa questo. Eccolo qui, per distruggere tutti i Cybermen. Qui non morirà però. Poco! Questo sì che è forte di attacco. Grande Krilli. Hai fatto veramente bene. Comunque. Aia. No. Stavo dicendo anche un'altra cosa. Vabbè, e quindi hanno tagliato un po' queste parti che secondo me erano molto interessanti, ma vabbè. Poi, cosa dire? Allora lo rifai, allora è inutile che lo facessi io. Vabbè, vi avevo anticipato, vi ho spoilerato come sarebbe andato a finire. Va bene.
sei veramente straforte. Poi, allora. Sono un po' rintontito perché è mattina e mi sono svegliato da mezz'ora e non ho ancora collegato tutti i sensi, quindi sono un po' nel mondo così. Quindi cos'è che volevo dirvi? Ah, bella, adesso c'è Tenzin, vediamo, eccola là. Vedete, adesso c'è un altro puntino giallo là. Potrebbe essere o una battaglia, no, torre mondiale no perché è più a destra. Potrebbe essere o una battaglia, no, è solo una sfera del drago. Ogni tanto può essere che vi faccia fare la battaglia invece. Tipo devi battere uno schifosissimo Cyberman e ti dà la sfera, giusto per farti divertire. Se non altro la cosa buona è che sono tornati a... Vedete, il torneo del drago è qui. Lo potete fare in ogni momento il torneo del drago, anche se adesso come adesso è inutile. Comunque, vabbè. Stavo dicendo, sono tornati appunto alla modalità storia in cui ti puoi muovere nel mondo e questo è bello. Però io sono convinto che l'anno prossimo ne uscirà uno migliorato. Sia dal punto di vista dei quick time event, poi sarà event fa schifo in inglese, quick time event, e poi sicuramente ci saranno molti più personaggi, quindi non saranno limitati a 66 personaggi, ma si arriverà a quasi 100, che diventa bello perché è ovvio, vabbè, in Tenkaichi 3 ce n'erano 150 e veramente erano tanti, è una figata, per l'amor del cielo, però sono veramente tanti, 150, e l'ideale è... Anche in Tenkaichi 2 ce n'erano alcuni di troppo, perché... Addio, braccio interiore. Perché, ad esempio, c'erano... Come ho fatto a farmi la mossa? Ah, la fai in automatico. Infatti, mi dicevano, mi ha ancora attaccato, non poteva farmi la mossa, neanche volendo. Stavo dicendo, quindi sì, ce n'erano veramente tanti, forse anche troppi, e mentre l'ideale sono un centinaio, cioè mettere giusto appunto Gohan, no, Gohan ragazzo normale, non Super Saiyan, Gohan, come si chiama, non lo so, adolescente, diciamo, mettiamola così, normale, Super Saiyan, Super Saiyan 2, Great Saiyan non è che mi interessa particolarmente. Poi non lo so, due tipi di Vegeta, Goku Super Saiyan 4, Vegeta Super Saiyan 4, qualcuno così, insomma, qualcuno di questo tipo, poi cosa potrebbero mettere? Darbula, vari Majin Buu, così, e quindi niente, completarlo, ecco. Completarlo, così è veramente un bel gioco, però manca giusto quel tocco che secondo me lo porterebbe veramente a un livello ottimo di questo gioco, perché essendo rivoluzionaria l'idea del combattimento in questo modo dà tanto, dà veramente tanto in termini di un bel voto, diciamo proprio. Quindi se si riuscisse anche a mettere quei 10-15 personaggi che con le trasformazioni sono quindi quasi una trentina, e allora poi veramente arrivi veramente a un livello più alto, ecco, tutto qui. Allora, vediamo se Nappa adesso crepa perché dovremmo fare la mossa, vediamo se... Ti vendicherò e poi ti seguirò, non ti lascerò da solo. Ah, gliela fa da solo in automatico. Eccola! Boom! Questa mossa ti consuma tutta la vita. Vabbè, e quindi lui fa panf panf. No? E quella sarebbe una minaccia. Ma come lo sfotte Nappa. Adesso gli fanno fare la tregua, se non ricordo male, sì.
and Minutemen. Quindi aspettano 3 ore per l'arrivo di Goku. Eh sì. Vabbè. Va bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo avanti, vediamo cosa succede. Oh, ho sbloccato il triplo cannone dell'anima lì. Quello di Tenzing. Va bene. Direi che tra l'altro abbiamo fatto 2 episodi già. Potremmo anche fermarci qui, se no andiamo veramente troppo lunghi. Vediamo se c'è giusto la sfera da prendere. E poi col prossimo continueremo. Sì, perfetto. Eccoci qua. Siamo sulla sfera e poi ci fermiamo. Questa cos'è? Un combattimento? No, niente. Va bene, perfetto. Va bene, ragazzi. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi sia interessato. E insomma, ci vediamo con i prossimi video. Bella, ragazzi!